Allora, sono Venanzio Alberti, sono uno scultore, mi sono diplomato all'Accademia di Brera e lavoro in questo teatro da 34 anni e da 15 anni dirigo il reparto scultura e scenoplastica. L'importanza della scultura all'interno di questo teatro è diventata sempre più crescente, dovuta al fatto che l'aspetto tridimensionale degli spettacoli è diventato ormai preminente. Quindi il mio apporto è un apporto artistico associato a tutta la parte strutturale. Il mio reparto è formato da 11 persone. Siamo 6 scultori, un tecnico che ci aiuta nel lavoro, poi abbiamo 4 termoformatori. Facciamo spettacoli sempre più complessi, sempre più voluminosi e devo dire che il nostro apporto è diventato sempre più importante. Molto spesso gli scenografi, quando vengono alla Scala, tirano fuori i sogni dal cassetto, cioè hanno un sogno nascosto che molto spesso non può essere realizzato. Qua hanno le possibilità, hanno le strutture, hanno le persone che lo possono realizzare e quindi osano. Tiziana Libardo, lavoro ormai da quasi 35 anni in questo teatro. Sono responsabile del trucco e parrucco del teatro. Mentre le parrucche vengono fatte per l'inizio, diciamo, per la prima recita dello spettacolo e le prove, per le recite successive viene richiesta solo della manutenzione. Il trucco è una cosa costante che ogni sera nasce da zero. Il mio compito e quello della mia squadra, di tutti i parrucchieri che lavorano in laboratorio, cercare di riprodurre al massimo quello che è l'idea della costumista. Sono Rita Citterio, sono responsabile del magazzino costumi dal 2006, ma lavoro all'interno del teatro dall'85 in qualità di scenografa costumista. Siamo nel magazzino costumi del Teatro alla Scala, il magazzino che conserva i costumi del teatro, andati in scena nel teatro, degli ultimi 80 anni, quindi abbiamo costumi delle vecchie produzioni e anche costumi delle produzioni attuali. Possiamo dire che arriviamo a circa 50.000 costumi, quindi un patrimonio ricchissimo e sono così tanti che non riusciamo nemmeno a conservarli tutti all'interno di questo spazio. Un artista va in scena con diversi costumi, c'è l'abito del primo atto, l'abito del matrimonio, l'abito del secondo atto, quindi ogni artista in ogni opera può avere una serie di abiti, quindi bisogna rimettere insieme i pezzi per posizionare bene lo spettacolo come l'andata in scena. Il problema al momento è spesso l'accompagnamento delle voci,
dove abbiamo gli ottoni, in particolare il tuba, che è uno strumento che io amo molto, però arriva in sala tantissimo, il basso tuba. Quindi in generale quando sono parti solistiche, attenzione a non forzare troppo, capito? Ok, andiamo sì. Parti intermedie, non ho il tempo fisico di dirvelo, un trillo prima dell'attacco della prossima strofa. Può essere più sussurrato, signori, eh?